potete sempre inquadrare, correggimi se sbaglio, 15 ettari, e poi 14. 10 in produzione e 4 in... 30.000 bottiglie e 5 etichette. Esatto. Veniamo invece un po' più su quella che è il vino. La gradazione? 14 abbondanti. 14 abbondanti. Ecco, bottiglie prodotte mi sembra 8.000. Sì. E se io vado in Montecatini Torino, quanto lo fanno? Ma adesso è difficile fare il conto in tasca agli altri, ma penso che si aggiri sui 14-15 euro. Risposta esatta. Ragioniamo un attimo sul vino, secondo me il colore è perfetto per quello che deve essere. I profumi sono estremamente interessanti perché al di là della classica di frutta rossa sentiamo c'è una sensazione alcolica però positiva, non fastidiosa o di rincuore, ma un qualcosa che già ti dà l'idea che è comunque un prodotto che molto probabilmente quando lo mettiamo in bocca avrà comunque il suo corpo, la sua struttura. Assolutamente sì, penso che sia un vino che possa avere i numeri per reggere qualche anno, per poter arrivare a un certo invecchiamento. Non voglio arrivare a dire che è un vino che si mangia, però il corpo lo sente, la struttura c'è, sicuramente equilibrato. Tannini puliti, asciutto e bel calore.